Quella che vedete è la Terra, il nostro pianeta, bellissimo. Se guardate attentamente, per quanto attentamente guardiate, non vedrete nessun confine. Se noi ci avviciniamo e piano piano planiamo, per arrivare a vedere un confine, dobbiamo andare in Ungheria. Abbiamo saputo stamattina che sicuramente non ce n'è di questo tipo a Lampedusa. In Ungheria noi abbiamo frapposto a una rete umana che si autodefinisce Ungheria, un'altra rete umana di persone che scappano dalla guerra, dalle persecuzioni e anche spesso dalla povertà. Il sentimento contrario a questo tipo di movimento delle persone non si limita alle persone, si estende sempre di più anche alle merci. Non vogliamo più importare merci che spiazzano le nostre imprese perché sono troppo competitive. Non vogliamo nemmeno più produrre a livello globale, vogliamo trattenere le nostre imprese, vogliamo impedire che altre imprese entrino nel nostro paese. Questi sentimenti che un tempo si riassumevano come sentimenti no global, un tempo erano di una minoranza, adesso stanno diventando sempre più diffusi e stanno assumendo dimensioni molto ampie, non solo in Europa, ma per esempio anche negli Stati Uniti, dove si vogliono costruire muri. Quello di cui vi voglio parlare oggi è un tentativo di spiegare queste cose attraverso il modo in cui noi formiamo le reti a partire dalla nostra storia evolutiva, cioè come sapiens. Lo abbiamo fatto, Claudio Tuniz ed io, in un piccolissimo libro divulgativo chiamato Homo Sapiens, una biografia non autorizzata. Un'impresa piuttosto ardita perché non soltanto perché siamo lui un fisico e io un economista, ma soprattutto perché siamo marito e moglie. E quindi io sfido chiunque di voi a fare una cosa del genere, restando uniti. Bene, cosa emerge da questo piccolo lavoro? Emerge che noi abbiamo sempre formato reti sociali. E voi direte per forza, ma non siamo gli unici. Per esempio, ci sono altri primati che come noi formano delle reti sociali. Infatti, vedete che questa è una rete di amici, i nostri amici scimpanzé, che sono la specie più vicina a noi dal punto di vista genetico, presi da un loro conciliabolo, si stanno comunicando qualcosa. Che cosa distingue noi da loro? Beh, noi innanzitutto sappiamo che esiste un numero, il cosiddetto numero di Dunbar, che mette in relazione il volume della nostra corteccia cerebrale con la numerosità dei gruppi sociali che riusciamo a formare. Gli scimpanzé riescono a formare gruppi che sono al massimo di 50 individui. Noi, con una corteccia che è 3 volte più grande, è facile il conto, possiamo formare gruppi che conosciamo personalmente di 150 individui e non di più. Tutti quelli che chiamiamo amici su Facebook non sono questi, ovviamente, sono persone che conosciamo digitalmente. Ma allora, come abbiamo fatto a formare gruppi così ampi di persone che si autodefiniscono, per esempio, cinesi, 1.300.000.000 di persone? Oppure gruppi come quelli che si riuniscono ogni domenica in piazza San Pietro a sentire il Papa, che fanno riferimento a un altro miliardo di persone che sono sparsi in tutto il mondo e che si riuniscono regolarmente per sentirsi uniti e per essere parte di una cerimonia collettiva. Ecco, il segreto della nostra capacità di formare gruppi, noi lo sappiamo bene, e si chiama pensiero simbolico. Noi siamo arrivati su questo pianeta, siamo apparsi 200.000 anni fa, e per 130.000 anni circa non abbiamo manifestato niente del genere. Avevamo già un cervello adatto a formulare pensiero simbolico, ma non abbiamo mai fatto niente del genere. Poi 70.000 anni fa circa, è un periodo piuttosto ampio quello in cui si sostiene che possa essere nata questa capacità, noi abbiamo cominciato a fare qualcosa di strano. Abbiamo cominciato a rappresentare il mondo e lo abbiamo fatto con dei simboli, con delle immagini.
con delle idee nostre. Lo abbiamo rappresentato in molti modi, sostanzialmente abbiamo cominciato prima di tutto a rappresentare, indovinate chi? Noi stessi, no? Prima cosa che vogliamo rappresentare. Abbiamo cominciato a stampare l'impronta delle nostre mani sulle pareti delle grotte, tutta l'Eurasia è piena di questi nostri primi selfie. Poi abbiamo cominciato a dipingere noi stessi con segni sul volto, ad adornarci con collane bellissime di conchiglie, ne troviamo in tutta l'Africa e anche il Medio Oriente, che risalgono con lo stesso stile a 80-100.000 anni fa. Quindi è una cosa antica. Questa è un'immagine molto bella di una nostra contemporanea che con questi segni ci manda dei messaggi, ci dice: io voglio rappresentare me stessa con questo tipo di estetica e voglio dirvi che faccio parte di una tribù e voglio dirvi che sono anche abbastanza affluente perché ho delle bellissime collane. Quindi sono una bella, brava madre che appartiene alla tribù tal dei tali. Non credete che questo sia un atteggiamento tipico solo di tribù primitive, perché noi facciamo la stessa cosa quando mettiamo la sciarpa della Lazio e andiamo ad un derby e ci confrontiamo con i nostri amici della Lazio e con i nostri nemici della Roma, mettiamo, no? Quindi è più o meno la stessa cosa. E ci rappresentiamo in mille modi. Ci rappresentiamo su Facebook, ci rappresentiamo in mille modi. Poi siamo passati a rappresentare il mondo che ci circonda. E l'arte è una delle cose più utili per questo. No? Abbiamo cominciato a rappresentare animali che guardavamo là fuori, quindi c'era una realtà osservata e poi una realtà immaginata che era quella che noi riuscivamo a trasferire. Pensate che questa è la grotta di Chauvet. In questa immensa cattedrale naturale di migliaia di metri quadri ci sono centinaia di animali, uomini, donne, animali mitologici, che si muovono se noi mettiamo le torce, come bisognava fare in una grotta di quel genere, in maniera opportuna sotto le varie aree della grotta. Per cui era come se noi 35.000 anni fa ci fossimo radunati per vedere un grandissimo, stupendo cartone animato. Immaginatevi l'emozione che poteva nascere da questo tipo di attività. E quindi ci sentivamo molto uniti, probabilmente si celebravano anche le prime cerimonie, chiamiamole religiose. E a questo punto noi partiamo per la tangente e cominciamo a immaginarci un sacco di altre cose. Per esempio, mondi oltre la vita, mondi pieni di figure mitologiche, mezze uomini, mezze donne, mezze animali. Si inventa questo grande film collettivo che è costituito dai miti e dalle religioni e poi più avanti anche delle ideologie, che sono anch'esse delle cose assolutamente fantasiose, no? L'esistenza di una società di uguali, oppure l'esistenza del libero mercato. Vedremo che sarà mercato, ma forse non tanto libero. Quelle sono le cose che sicuramente ci uniscono, però ci dividono anche da qualche altra tribù. Se noi innestiamo su questa nostra natura basata sul pensiero simbolico, anche la territorialità, che è un'altra caratteristica che noi condividiamo con altri primati, perché gli altri primati sicuramente sono territoriali, a volte anche più di noi, ma anche gli uccelli, no? Sono molto territoriali. Noi vediamo che questa è una caratteristica che noi sviluppiamo, sì, è stato sostenuto di recente, soprattutto però quando smettiamo di fare cacciatori e raccoglitori all'interno del continente di origine, noi siamo tutti di origine africana, e ci troviamo sulle coste ad avere questa bonanza di risorse che non scappano più perché sono risorse immobili, abbondanti, in un mondo di scarsità le risorse abbondanti che altri magari vorrebbero carpire a noi diventa un elemento essenziale per dire no, vale la pena presidiare il territorio con gruppi di difesa territoriale che grazie anche ai segni che ci eravamo inventati possono essere definiti come i nostri parenti, i nostri conoscenti, più qualcun altro che si segna come noi. E così nascono le prime scaramucce e poi guerre con altri sapiens che prima non avevano ragione di esistere perché con altri sapiens conveniva cacciare insieme, conveniva fare, il mondo era grande, le prede abbondanti. Oggi, naturalmente, le cose per le quali vale la pena combattere e che sono
abbondanti e concentrate. In un mondo di scarsità possono essere mille altre, possono essere per esempio le risorse energetiche non rinnovabili. Se sono rinnovabili non c'è problema, non possiamo, non è necessario combattere. Possono essere i nostri diritti acquisiti, possono essere, non so, la nostra ricchezza. Temiamo che queste orde che arrivano ci rubino il posto di lavoro, ci rubino la nostra cultura, i nostri segni. E allora cosa facciamo? Se le cose stanno ancora così, continuiamo a dividerci fra coloro che restano e coloro che se ne vanno. Il mondo è grande, io mi fermo sulla costa, tu vai a cercare un altro posto in cui vivere. Ed infatti da 70.000 anni fa fino a 50.000 anni fa arriviamo in Australia, passando per l'Asia, solo più tardi arriviamo in Europa, dove i nostri cugini Neanderthal vivevano già da 300.000 anni, e poi spariscono subito, e dopodiché niente, andiamo verso le Americhe, questa è storia che conosciamo. Per molto tempo le cose sono andate avanti così, cioè anche se qualcuno sviluppava una certa territorialità, i corridoi per viaggiare per il mondo non erano talmente ampi che non ponevano problemi. Quando è cominciato a nascere il problema del territorio e dei confini? Quando, con l'agricoltura, la stanzialità diventa una scelta obbligata. A quel punto dobbiamo attendere il raccolto. La divisione del lavoro, che già esisteva prima, consente, insieme all'agricoltura, di accumulare enormi risorse. Queste risorse, generate collettivamente, vanno ripartite. Come? Bisogna inventarci una regola. E allora nascono qui le varie regole, le dinastie, eccetera, eccetera, e soprattutto la necessità di organizzare uno Stato che garantisca legge e ordine. Abbiamo visto stamattina come questo può essere molto utile quando la tecnologia e la scienza aiutano anche a fornire questo servizio. E dall'altra parte bisogna creare un'identità collettiva. Bisogna che quella sciarpa della nostra squadra di calcio diventi la nostra sciarpa nazionale. Quindi ci inventiamo un inno nazionale in cui sentirci tutti simili, ci inventiamo una bandiera, un'immagine, no, a cui fare riferimento come paese, e la scusa per diventare tutti della nazione che abbiamo scelto di diventare la possiamo cambiare a seconda delle circostanze. Può essere la lingua, se è la stessa lingua, l'etnia, o abbiamo perso, vinto una guerra, spostiamo il confine di qua, lo mettiamo dall'altra parte, no? Pensate all'Alto Adige, no? Quindi queste sono alla fine delle costruzioni mentali che si inseriscono in una situazione reale che poi diventa così. Cioè a quel bellissimo pianeta di prima noi abbiamo sovraimposto una casacca di Arlecchino di confini del tutto immaginari, a volte addirittura nel caso dell'Africa e del Medio Oriente disegnati su una mappa da qualche generale negli ultimi 50 anni, 150 anni, no? Si prende una tribù, tu stai di qua, tu stai di là, poi io mi muovo, ma no, prima volevo andare, no, non si può più, c'è il confine, che non si vede. Però su questa mappa si vede il confine, no? E allora poi, ovviamente, facendo le cose in maniera così, come dire, autoritaria, non sempre questi confini durano a lungo. Molto brevemente, a questa cosa che è di tipo territoriale, oggi sovraimponiamo una rete di imprese multinazionali di cui questa foto descrive il controllo. Noi parliamo sempre della proprietà, ma questo è il controllo delle imprese multinazionali che sono state selezionate come quelle che hanno la maggior parte della responsabilità del prodotto mondiale. Sono 1.418 imprese, di cui 147 in rosso controllano il 40% dell'economia mondiale. Se a questa rete noi sovrapponiamo la rete internet di cui abbiamo tanto parlato, in cui i continenti sono, vedete, tutti sparsi, perché il rosso è un hub asiatico, il verde è l'Europa, il blu è gli Stati Uniti, e sono ovunque. Bene, anche lì noi diventiamo un organismo globale in cui la nostra rete comunicativa si sovraimpone alle reti comunicative che sono delle tipiche delle imprese multinazionali, che sono anche reti economiche, che si sovraimpone alle reti globali di tipo religioso, che si sovraimpone alle reti locali di tipo nazionale, eccetera, 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 che noi in questo momento ci troviamo impigliati in reti di reti, e nel farlo cosa facciamo? Abbiamo una
espansione economica che ha caratterizzato soprattutto l'emersione dalla povertà di 1 miliardo, forse 2 miliardi di persone, danneggiando ovviamente quelli che adesso si sentono feriti e che rispondono nel modo che abbiamo visto all'inizio, cioè opponendo barriere. Conclusione. Noi oggi ci troviamo ad avere paesi in via di sviluppo che sono finalmente sviluppati, che stanno imitando il modello di consumo occidentale e che stanno al momento consumando un pianeta e mezzo di risorse non rinnovabili. Fra poco saranno 2 pianeti. Noi dobbiamo assolutamente scendere da quella parte in cui non abbiamo un ritorno in termini di risorse non rinnovabili e arrivare a quella curvatura gialla, che è quella in cui ci prendiamo a cuore le sorti della riproducibilità delle nostre risorse. Come facciamo ad arrivare dalla prima alla seconda curvatura? Ci vorrebbe un altro TED per spiegarvi questo passaggio, ma non serve, perché è sufficiente prendere come esempio tutti i discorsi che mi hanno preceduto. Tutto il ragionamento che viene fatto all'interno di TED è un ragionamento in cui, anziché convincere la gente a comprare nel vecchio sistema i vecchi prodotti e a consumare la terra, noi stiamo lavorando per cambiare le condizioni di produzione in modo da arrivare ad una situazione in cui finalmente potremo dire ai nostri figli: ecco, questo è il pianeta che potremo ancora lasciarvi. Grazie.